Buongiorno. Cosa devo dire? Vado a fare il dovere di cittadina coreana. A lei non l'hanno ancora denunciata, non l'hanno chiamata a casa? No, strano, molto strano, perché io anch'io ho bloccato, come tutti, abbiamo bloccato il mio progetto. Hanno detto praticamente che denunceranno solo dopo aver appurato che eravate presenti nei video. Assolutamente, perché io sono stata una di quelle che ha potuto parlare con il sindaco. Infatti, abbiamo visto anche la sua intervista a Rete 4, quindi lei è su Rai 2, grazie, se volete vi faccio un autografo. Signora, lei è una grande. Buona giornata. Non è una manifestazione di solidarietà contro gli altri, è semplicemente un gesto civile di autodenunziarsi. Eravamo presenti, quindi bisogna che veniamo trattati tutti allo stesso modo, i partecipanti alla manifestazione. Semplicemente questo. Non hanno accettato la nostra denuncia, hanno preso i nostri nominativi e ci faranno sapere. Ci si sente frustrati, ma si va avanti, perché questo è un mostro a 39 teste da sconfiggere. Ora, noi stiamo comunque assistendo a un disastro, una società per il 51% pubblica che in 15 anni non è riuscita a spendere soldi di tutti quelli che ha avuto per ripristinare una rete idrica che era già un colabrodo quando l'hanno ereditata, come si dice. E di questo ne facciamo le spese come cittadini. Peccato che diciamo, è successo d'estate, dove i disagi sono stati fin troppi, però noi siamo qui perché eravamo in piazza, eravamo per strada insieme ad altre persone, non si capisce con quale criterio siano state denunciate alcune persone sì, altre no. Noi cercavamo di dare la nostra autodenuncia per dire che eravamo presenti anche noi. Ora vedremo quali saranno le disposizioni della procura. Non dovremmo più pagare le fatture, intanto che non viene chiarita la storia delle partite pregresse. Sono 43 milioni di euro che stanno incassando in questa maniera. Quindi dovremmo tutti quanti rifiutare la fattura dicendo dovete ricalcolarci. E poi non è contabilizzato il disagio, cioè voglio dire, ne state senza acqua. E te la fanno pagare tre volte, un metro cubo di acqua costa tre volte il metro cubo di gas. Grazie. Il dirigente ci ha invitato a soprassedere per un paio di giorni, in modo tale che lui possa confrontarsi con chi lui ritiene necessario confrontarsi, per poi risentirci e vedere qual è la procedura migliore per raggiungere questo obiettivo. Però un po' di nostra insistenza poi lo ha convinto perlomeno a raccogliere i nominativi, gli indirizzi e i numeri di telefono di tutti quelli che erano presenti qui stamattina. Io penso che un paio di giorni per il momento si possa ancora attendere, non è un problema, l'importante è mantenere saldo l'obiettivo di essere solidali e di autodichiararsi. Aspettiamo questi due giorni, ma rimaniamo vigili, perché poi dopo questi due giorni prenderemo una decisione definitiva. Una manifestazione che era un'uscita spontanea, solo perché noi da maggio che siamo senza acqua. Solo per questo, è stata una manifestazione pacifica, abbiamo bloccato la strada, però non è successo nulla, sia con la polizia, né tra di noi, né con altri manifestanti. Noi abbiamo dichiarato che abbiamo fatto le stesse identiche cose delle persone che sono state denunciate, per cui cioè, non penso che siamo delinquenti o siamo chissà che, ma stiamo vivendo un disagio. E abbiamo manifestato per questo disagio e se ci hanno portati a scendere in piazza, perché ci sono state persone, come avete visto questa signora anziana che ha delle difficoltà, e questa signora anziana è stata tutti i giorni a manifestare con tutte le stampelle, e perché ci hanno portato all'esasperazione. Noi eravamo presenti, risultano dai vari video, tutte le persone che erano qua vogliono chiaramente, non ritengono che ci siano sostanzialmente delle situazioni particolari che possono riguardare alcuni piuttosto che altri, e quindi hanno ritenuto di venire qui e dire che se ci sono gli estremi per qualcosa rispetto alle persone già denunciate, ci dovrebbero essere gli estremi per tutti quanti, perché non c'è stata una posizione differente l'una dall'altra.
L'autodenuncia è una denuncia, cioè denuncia di essere stati presenti, no? Siano 20, 30 o 40 persone, comunque tutti quanti denunciano di essere stati a quella manifestazione e quindi di aver commesso eventualmente tutti la stessa identica situazione. È chiaro che poi dopo ci sono le indagini in corso ed eventualmente si deciderà se ci sono gli estremi o meno di un reato, che a quel punto eventualmente coinvolgerà tutte le persone che si sono autodenunciate. Il dirigente ha detto che ci sono le indagini in corso e quindi che per adesso non gli sembrava il caso eventualmente di raccogliere le autodenunci, quindi niente, questa è la loro linea, hanno preso questa linea ed eventualmente ci faranno sapere, hanno preso i numeri di telefono e quindi sulla autodenuncia comunicheranno appunto a breve quello che è la loro linea definitiva.